nuove importanti conferme per quel che riguarda il mercato dell'Inter. I nerazzurri proseguono nei loro movimenti per quanto riguarda la costruzione della rosa del futuro. A gennaio nello specifico nessuno si aspetta dei colpi di scena o dei grossi regali. Salvo cambiamenti in capo alla società, i soldi che potrebbero arrivare dagli ottavi di Champions dovrebbero essere utilizzati per provare a convincere Skriniar a rinnovare, anche se secondo molti è un'operazione quasi impossibile. Ma per il resto, ci sono altre opzioni e opportunità che potrebbero prendere piede da qui ai prossimi mesi. Sì, perché come abbiamo detto più volte, non tanto Marotta quanto i suoi collaboratori sembrano pronti a muoversi in diverse direzioni in tutte le parti del mondo. Qualcuno è già andato in Argentina per cercare un calciatore che possa rappresentare il nuovo Lautaro, mentre qualcun altro è pronto a volare altrove. La scorsa notte, qualcosa si sarebbe mosso verso un'altra meta e un'altra destinazione. Secondo quanto viene riportato dal sito web Aspor, uno degli scout dell'Inter è pronto a volare in Turchia per guardare il prossimo match di campionato tra Fenerbahçe e Başakşehir e per osservare da vicino Miguel Crespo. Stiamo parlando del centrocampista portoghese che tanto piace a diversi club e che, a 26 anni, in questa stagione ha totalizzato 2 gol e 1 assist in 26 partite. Di lui, più che altro, colpiscono le doti tecniche che a quanto pare avrebbero smosso l'interesse anche dell'Inter. Che, appunto, starebbe pensando di capire quante possibilità ci siano di strapparlo alla concorrenza in vista della prossima estate. Aslani può andare via in prestito, l'Inter continua a lavorare in ottica futura anche con possibili cessioni a gennaio, il giocatore non è più felice. Novità assoluta in casa Inter con Simone Inzaghi che ha optato anche per altre scelte a centrocampo, il nerazzurro avrebbe chiesto già la cessione per giocare con maggiore continuità dopo la panchina forzata in queste sfide. Il centrocampista albanese, Christian Aslani, non è più felice all'Inter visto che non è nemmeno la prima scelta dopo l'infortunio di Brozovic. Il classe 2002 è finito così in panchina visto che Inzaghi gli ha preferito Calhanoglu nel ruolo da regista. L'ex Empoli avrebbe chiesto a gennaio per giocare di più, ma la società nerazzurra non vorrebbe darlo in prestito. Così l'idea potrebbe essere quella di un prestito ad Empoli per far rientrare nella trattativa anche il terzino sinistro originario di Avellino, Fabiano Parisi, che si sta mettendo in luce proprio in Toscana, ma in questo modo Simone Inzaghi non avrebbe tante alternative a centrocampo. L'altra idea sarebbe quella di uno scambio di prestiti con Schouten del Bologna. Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Aslani, pronto a giocarsi tutte le sue carte altrove dopo la panchina a Milano anche dopo l'infortunio del croato Brozovic. L'Inter continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni già a partire dalla sessione invernale di calciomercato.